Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale, mi chiamo Gianluca Agnani Bandini, sono un trader e un investitore. Oggi video molto interessante, ricco di contenuti, rimanete fino alla fine non solo per gli stessi, ma perché vi chiederò aiuto, ovvero un po' di collaborazione, delle dritte da parte vostra per aiutarmi eventualmente, poi vediamo se veramente diventerà una cosa concreta, a sviluppare un progetto utile per tutta quanta la community. Ma adesso entriamo nel vivo del video e andiamo subito a... Leggere le dichiarazioni di Jimmy Diamond. Io lo chiamo Jimmy perché, anzi, ho anche soprattutto Jim, perché è un mio amico. No, veramente scherzo, ragazzi. È il CEO della JP Morgan e quindi della banca eh, una diciamo delle più importanti se non la più importante del mondo eh, sotto ogni aspetto in termini di capitalizzazione eh, per quanto veramente stabile ha dei bilanci super solidi e, e monster e ovviamente parliamo della più grande banca degli Stati Uniti d'America e cosa ha dichiarato? Che lui non toccherebbe, qui per chi non mastica l'inglese ragazzi ve lo traduco io non, to non li toccherebbe i tre americani quindi parliamo dei buoni del tesoro statunitensi, ne anche con un palo di 10 piedi cioè praticamente nemmeno con un bastone dalla distanza eh, per lui sono, è veleno, è peggio di un serpente eh, mortale e quindi è andato a confermare quello che io sostengo da quasi un anno ormai e sono veramente felice. Non ho fatto il mio cavallo di battaglia, vi ho parlato di questi pericoli perché i tassi sono a zero, non danno alcun rendimento e non ha senso laddove un giorno li aumentassero anche un minimo. Dovesse accadere anche fra tre anni, fra quattro anni? Beh, innanzitutto, in questo tempo non ci siamo presi assolutamente nulla di interessi e di cedole. Noi europei, poi abbiamo anche il rischio cambio da gestire e non è banale, su qualcosa che ti dà zero. E poi, quando aumenteranno, il nostro investimento calerà, scenderà perché funziona, ve l'ho detto mille volte, no? in maniera indirettamente proporzionale più aumentano i tassi più il vostro ETF investito scende e viceversa perché vi dia sempre un allineamento di quello che danno a livello di cedole i, i vecchi treasury rispetto a quelli nuovi se non avete ancora inteso la dinamica ho parlato in tanti video ma non è adesso l'oggetto di questo contenuto comunque fidatevi e quindi come facciamo noi a creare adesso del rendimento come si fa? Qual è la soluzione? Ora, intanto vi metto questo grafico qua, ragazzi, secondo me è veramente molto importante e seguite tutti quanti i miei ragionamenti. Prima cosa assurda, voi considerate che, stavo leggendo, nel novembre del 2020 l'importo del debito a rendimento negativo in tutto il mondo ha superato la soglia dei 17 trilioni di dollari. Faticherei a scrivere questo numero. Quindi non ha senso. Questa è la situazione a livello globale. Il tasso delle obbligazioni statunitensi, l'ultima volta che l'ho lette, a due anni è andato a controllare, era dello 0,15%, a cinque anni dello 0,4% e a dieci anni dello 0,9% e a trent'anni anni dell'1,6%. Io non ci investirei neanche con una, una pistola puntata, cioè, dovrei veramente pensare che, che di ricevere il colpo e poi, appena finisce questa storia, farei di tutto per uscirne. Cioè, è una delle cose a livello finanziario che mi, mettono, che mi spaventano di più. Quindi, cosa è successo? Perché stiamo vedendo questo grafico? Perché siamo andati fi a finire in Tina. Quindi in The No Alternative Tradotto non c'è alternativa. Il che significa che gli investitori che desiderano dei rendimenti più alti del misero 0,4 quello che sia, quindi quello che offre il mercato obbligazionario che è una schifezza, questo è il termine tecnico, e sono stati costretti no, a mutare, ad aumentare quindi il loro profilo di rischio e ad accumulare azioni. Perché i dividendi, ovviamente, in questo caso forniscono dei rendimenti più allettanti, molto più elevati. E è andato a crescere nel suo complesso, l'indice, tranato da una parte, ovviamente da tutte quante quelle che sono le azioni tech ma dall'altro adesso stiamo vedendo anche un aumento delle azioni da dividendo delle value quindi quei rendimenti che sono molto che erano altissimi fino a poche settimane fa che adesso sono alti probabilmente in futuro diventeranno qualcosa di più normale perché ci sta andando a concentrare lì tutto quanto questo ha portato un clamoroso disallineamento in quello che stiamo vedendo infatti il grafico che stiamo osservando ragazzi mette in relazione le quotazioni Dell'SP 500 con quelli che sono gli utili prodotti nella sua complessità da questo indice quindi a tutte quante le aziende che lo compongono. E guardate che scostamento che c'è tra la linea blu e la linea azzurra che rappresenta l'SP500. La linea blu invece sono gli EPS quindi gli earnings è un forward a 12 mesi c'è una forbice, c'è uno spread clamoroso e questo porta. A definire l'SP 500 eh, super valutato, ipervalutato, ma il TINA, il No Alternative, deve farci ovviamente modificare la percezione di questa supervalutazione, ovvero di quelli che sono storicamente sempre i famosi rapporti, i famosi multipli, perché mediamente l'SP 500 può viaggiare fra un 15 e un 17, ad oggi la media del multiplo è 22. Quindi stiamo a un 20-25% eh, superiore. Non parliamo poi di quelle volte che magari l'SP 500 si trova leggermente eh, sottovalutato. Questo ovviamente per la tesi no, dei rialzisti. Eh, ma dall'altra parte abbiamo detto anche qual è magari la tesi di un ribassista. L'abbiamo già intuita nel mio discorso. Ovvero sovravalutazione. E allora secondo me la verità sta in mezzo. E come possiamo operare quando una verità sta in mezzo? Allora, eh, ok, per chi mi segue e fa piani di accumulo a lungo termine su questo indice, chi se ne frega, ragazzi, eh, sentisse il video soltanto ovviamente per conoscenze personali. Ma per l'investitore voluto, che invece deve proprio estrarre cedole e rendimenti, vuole un flusso di denaro sul suo conto deve fare una selezione, deve fare uno stock picking molto intelligente, deve grazie un portafoglio di quelle società che danno dei dividendi importanti e verosimilmente stabili, quindi aziende che hanno sempre dimostrato di riuscire a pagare il loro dividendo, di aumentare nel tempo, di attraversare delle crisi, non a caso molte sono delle blue chips. La blue chips, super capitalizzata che esiste da cent'anni, magari anche un aristocrats, è un'azienda super resiliente che è passata attraverso un milione di cicli economici. Perché a livello finanziario, quello che si è visto negli ultimi 50 anni, non ne parliamo 100, è un qualcosa no, di superiore e più dinamico rispetto a tutto quanto il concetto di economia a livello storico dell'essere umano quindi questo dobbiamo assolutissimamente prenderlo in considerazione se noi ci spostiamo su quest'altro grafico andiamo veramente poi a evidenziare quelli che sono un po' le assurdità poi di questo mercato guardate qui stiamo guardando proprio gli utili a un anno del nostro SP 500 si trova a nuovi record eh, abbattuto i livelli prepandemici, eh, un po' di punti percentuali sopra quasi un 10%, e invece guardate gli utili quanto sono inferiori rispetto al livello prepandemico, questo vuol dire essere disallineati in maniera importante. Per questo dobbiamo essere non solo degli investitori intelligenti, ma davvero evoluti e accorti. Ovviamente per chi eh, desiderasse reddito, eh, su quali aziende ci si può orientare. Ora facciamo magari una veloce carrellata. Non è esplicativo, non rappresenta una super diversificazione, è solo per darvi eh, qualche azienda da approfondire. Mi raccomando, non rappresenta un consiglio finanziario, non sono investito in tutte le aziende che vi vado a mostrare. È solo una veloce carrellata. Poi, magari ditemi se volete approfondire qualcuna di queste aziende, molti in realtà le abbiamo già viste nei miei video. E allora, iniziamo con ABVI, quindi stiamo eh, nel campo del farmaceutico, è un'azienda che dà un 5% di dividendo, quindi molto interessante. Oppure c'è Walgreens, qui in invece siamo nell'ambito delle eh, farmacie, un gruppo farmaceutico enorme e dà eh, un dividendo in questo momento del 4.5%, quindi vi sto mostrando adesso delle aziende americane, poi ovviamente ne vediamo anche un paio italiane. E Pfizer, Pfizer vabbè, la conosci tutti quanti, è un gigante che vende sempre prodotti no? legati alla, salu alla salute, farmaci, adesso è eh, molto famosa, ne parlano tutti quanti grazie al vaccino, hanno già iniziato eh, a somministrarlo in UK e in America e il dividendo è di un 4%, non ci arriva in questo momento, un 3.88% ma andiamo a vedere sempre le dinamiche di certe aziende guardate, questo è un dividendo sempre costantemente in crescita quindi oggi lo prendete a un 3.8, 3.9 se tenete questa azione gli analisti ci dicono che poi il dividendo rispetto alle quotazioni che avete adesso, nel meglio, diciamo il prezzo meglio a cui avete acquistato questa azione beh, vi renderà quasi un 5% Possiamo cambiare settore. Abbiamo Bank of Nova Scotia, che è, della, è canadese questa azienda, una super banca, una veramente delle migliori del mondo. Eh, comunque lo Stato canadese è molto solido ragazzi. E qui il dividendo si fa importante perché è superiore al 5%. Anche il payout è buonissimo per questa banca. Vediamo, è un 60-66%, una proiezione del 50%. Quindi, in realtà, addirittura a basso ci va a indicare questo eh, numero. Che la banca riesce a sostenere questi dividendi alla stragrande. Anzi, con questo payout secondo me dovrà aumentarli. Secondo gli analisti, qui infatti arriveremo a un 6.4% nei prossimi anni. Poi vedremo quello che accadrà. Abbiamo inoltre AT&T, eh, per la prima volta da tanti anni non aumenterà, eh, con il prossimo trimestre perché ormai sta finendo qui il 2019, i dividendi, tipico di un aristocrat, quindi in questo momento riusciva ad aumentare la circa di un centesimo ogni anno in più di dividendo per ogni azione posseduta, se adesso oggi da 0,52, la scorsa dava 0,51 e invece ha fatto un annuncio in cui non, da, non va a fare questo classico aumento, quindi in tutti si aspettavano che annunciassero 0,53 dollari di dividendo per azione. E, ovviamente a trimestre, ragazzi, eh, se no, non si arriva a delle percentuali che poi andiamo a vedere quindi dovete fare 0,52 per 4 e ottenete il dividendo annuale, e per il prossimo trimestre invece rimane fermo. E molti sono rimasti delusi. Tuttavia, per eh, togliere, diciamo, a questa società il, la nomeo, la categoria ufficiale di Aristocrats, dovrebbe passare praticamente. Eh, dovrebbero trascorrere ben 8 trimestri eh, senza nessun aumento, quindi questa è, è la regola: se ci butta in mezzo un trimestre con un aumento nella complessità di un anno solare questo si va a verificare quindi non arriva praticamente a due anni solari senza aumento e rimane comunque una ristorazione io immagino che potranno fare questa cosa qui siccome sono stati anni un po' complicati per l'entente gli investimenti che avevano fatti non hanno fruttato come desideravano è comunque mh, diciamo attualmente super garantito questo dividendo è eh? una società addirittura considerata sottovalutata perché è stata eh, molto, molto tirata giù dagli, dagli investitori, e vediamo il dividendo è del 6,81%. Io, sinceramente, l'ho presa che stava ancora un 7% circa. Comunque, non ho, ho allontana queste quotazioni continuo a tenere in portafoglio a prendermi grossi dividendi poi vedremo quello che accade ragazzi eh, so che sono, molti sono rimasti delusi per questa cosa qui ma secondo me non deve essere così bisogna essere più lungimiranti se qui andiamo in financial health vedete come il debito sta calando rispetto all'equity quindi secondo me il management vuole continuare a ridurre questo debito e quindi eh, ri ridurre il ritmo con cui si alza il dividendo eh, può essere molto intelligente magari lo si alza un po' meno giusto un ogni tanto per rimanere aristocrats e infatti qui le voci di riduzione del dividendo, sì, del dividendo di riduzione del debito, della copertura, degli interessi pagati vedete come è tutto quanto in verde e in rosso soltanto il livello di debito perché è comunque importante però è riduzione e questa è la cosa buonissima. Se qui il rapporto debt equity era del 105%, ora siamo arrivati all'82% in due anni e non sono stati due anni super entusiasmanti. Quindi, secondo me, questo pone lungimiranza del management. Mi sono voluto adesso soffermare un po' di più su un T perché mi sono venute in mente delle cose che stavo proprio leggendo in questi giorni, che sono accadute adesso poche ore fa, in realtà cambiamo ancora azienda, abbiamo altri a group e lo so che il mondo del tabacco, magari per molti di voi. Eh, diciamo non è un investimento etico, non è un investimento clean, non è niente di, di così bellissimo. Quindi, se voi da evitarlo per questo massimo rispetto. Invece, chi è più, chi è più cinico e vuole l'interesse interessano soltanto i rendimenti, anche perché qui non è che stiamo vendendo armi bombe atomiche e chissà che cosa. Ragazzi, la gente fuma da una vita e va bene. Ma detto ciò, lascio a voi. Queste considerazioni eh, vi volevo dire parlando di dividendo: qui siamo a un 8% e credo proprio che questa azienda non avrà problemi nell'attuale scenario a continuare a riconoscere questo dividendo. È vero che il mercato del tabacco, e per fortuna dico io, è in riduzione perché io in realtà detesto il fumo. Eh, ve lo dico, non ho mai fumato, non lo sopporto. Viva Dio è entrato in negativo da anni anni e anni. Però loro riescono comunque a mantenere un fatturato importante. Perché eh, sono prodotti che aumentano sempre a livello di, di costo, magari anche un po' più dell'inflazione, e poi si sono eh, rivolti ad altre realtà. Vedremo se riusciranno ad essere profittevoli. Quindi stanno anche legando all'industria del beverage e eh, della birra, vogliono fare qualcosa nella viticoltura. Diciamo legato comunque alle bevande no? alcoliche, ragazzi, solo vizi, ovviamente. Eh. Anche, infatti l'industria della cannabis però è chiaro non è che ha una serie di pusher che vanno in giro è normale lo fa no? con uno scopo eh, medico e scientifico però eh, sta, si sta rivolgendo no? a 360 gradi a quello che è il suo mondo infatti è molto poi legato alla sigaretta elettronica ha fatto un investimento di miliardi e miliardi in quel settore ok adesso non, non mi dilungo non è andato non è andato per nulla bene però insomma in linea generale vi dico che mh, questa azienda è messa meglio di quello che uno possa pensare e io infatti l'8% me lo sto prendendo. Sono entrato a prezzi molto più bassi di queste avete visto anche la strategia in opzioni che sto portando avanti, quindi questa azienda se cresce poco rimane stabile a me dà tantissimo fra il dividendo e, e la strategia in opzioni, cioè finché va avanti ha un ritorno medio molto più alto della crescita media dell'S&P 500, chi invece vuole un'azienda che sempre del tabacco che ha avuto un po' meno di problemi forse questa mi piace molto di più la british american tobacco un'azienda britannica da un dividendo del 7.29 il vantaggio eh, fiscale di non avere una doppia tassazione eh, sui dividendi uK quindi parliamo Soltanto del 26% italiano, paghiamo solo quelli è assolutamente un grande vantaggio. È chiaro: qui non c'è il rischio cambio col dollaro, abbiamo il rischio cambio con la sterlina. Eh, insomma, lascio a voi le eh, considerazioni. E vi ricordo sempre. Che se un cross più o meno un po' abbastanza stabile, oppure se è un momento in quel trading range eh, favorevole a noi, potremmo essere motivati un po' di più. Ma comunque se noi magari costruiamo una posizione in accumulo, quindi una quota oggi, una fra sei mesi, una fra un anno e così via, e costruiamo una bella posizione per prenderci un dividendo interessante da questa azienda, alla fine vediamo anche il prezzo eh, del cambio con la sterlina. Comunque lascio sempre a voi queste considerazioni. Mi sono tante, te tante tecniche, tante, tante cose da, da prendere in considerazione. Diciamo, non mi lascio tanto spaventare da questi cross che sono molto più stabili rispetto ad altre valute. E poi diversificare in più valute, secondo me, è sempre la cosa migliore. Poi eh, abbiamo Enel, finalmente un'azienda italiana, una delle aziende che mi piace di più. Secondo gli analisti, ormai diciamo, il prezzo è quello giusto per questa società. Eh, avevamo delle occasioni incredibili, già ho detto in altri video quando parlavo degli investimenti sull'elettricità, mi sembra che mi sono lasciato sfuggire qui a marzo perché ero anche concentrato su altre tipologie di aziende. Un ingresso qui se, su Enel, d'altronde non si può entrare su tutto. È una società che mi piace tantissimo, e la monitorò con maggiore attenzione in modo tale che se c'è un altro crollo del mercato, magari questa volta ci entro, se rimangono questi fondamentali, sono bellissimi e comunque con tutto che. Delle quotazioni molto importanti. È un'azienda che, secondo me, nel lungo termine potrà continuare a crescere sotto ogni aspetto. Il dividendo adesso è un 4,31%, quindi non è per niente male. Siamo in Italia, non abbiamo problemi di doppia tassazione e poi abbiamo generali per chi vuole eh, sempre costruirsi del reddito il dividendo insomma è sostenibile è un 6,73% fino a poco tempo fa era oltre l'8% o anche di più mi sembra e che il prezzo è sicuramente in, in forte recupero perché se a marzo quotava 10, poco più di 10 euro adesso siamo arrivati a 14 ma se qui in un tempo di 3 anni lo estendiamo vediamo che comunque siamo ancora lontani dai 18 euro quasi 19 dell'epoca prepandemica siamo vicini al secondo gli analisti quindi insomma non è più a sconto eh, questa azienda ma credo che questi dividendi arriveranno veramente stabili quindi per chi ha capito che è inutile adesso andarsi a impregare con le obbligazioni uno si può costruire un portafoglietto con dividendi con un po' di società e ovviamente non sono mai 3-4 scegliete voi 10-15-20 fate la vostra selezione puntate diversi settori mettete qualcosa di americano qualcosa di italiano magari anche con un paio di aziende britanniche o canadesi e vi create il vostro portafoglio ed è per questo che queste aziende stanno adesso continuando a crescere. Da sottovalutate sono arrivate alcune in ferbaglio, alcune sono sottovalutate. E mi immagino che possono ancora apprezzarsi proprio perché stiamo in Tina. In there is no alternative, ragazzi. Le obbligazioni sono soltanto un qualcosa dell'alta finanza ormai, cioè non sono più per retail, non sono più per chi investe eh, con il fine di creare un reddito, serve soltanto a finanziare o meglio quindi a sostenere questo giochino del debito che praticamente è tecnicamente ormai esploso ma finché si stampano soldi infiniti con i tassi a zero negativi continuano a sostenerlo la storia ci dirà quello che accadrà ragazzi eh, non c'è niente di più incerto del futuro eh, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto però adesso vi chiedo un consiglio Potrei immaginarmi di eh, creare un portafoglio, poi ci scegliamo il benchmark. Non, non vorrei fare la, cosa, la classica cosa, battiamo l'SP 500, ma ne facciamo una cosa un po' più particolare e vorrei condividervi questo portafoglio. Ovviamente non, non lo faccio su Toro, non lo faccio per il copy trading, non ci guadagnerò una lira, quindi lo faccio solo per divertirci insieme. Vediamo a livello, vediamo proprio a livello didattico, a livello proprio di letteratura. Più scelto, ovviamente, mie persone discrezionali, così magari mi vado a, vado a motivare qualcosa e voglio che mi suggeriate qualcosa. Conosco, ovviamente, però. Qui la Community è molto attiva, molti di voi sanno tante cose, quindi se mi indicate, così mi faccio poi tutta quanta la lista e mi spulcio tutto, un bel sito, un bel <ride> sito di screening, un bel sito fantastico, eccetera, anzi voglio dire che, che lascia il track record, insomma indicatemi un dominio, io lo scrivo dove posso creare il mio portafoglio, ragazzi, dove quindi viene registrato tutto quanto il track record del mio portafoglio. E che si possa condividere tramite un clic di un link. Così voi prendete sempre e andate a vedere in tempo reale quello che sto eh, combinando. Quindi una condivisione permanente del portafoglio. Eh, più è gratuito il sito, è meglio è, più strumenti ha a disposizione, è meglio è, perché non voglio che magari non mi trovi una particolare azione. Quindi eh, sarò centrato soprattutto sul mercato americano, è normale, ma più borse ha, e meglio è. Quindi. E scrivetemi tutto quanto quello che vi pare l'altra volta qualcuno di voi mi aveva segnato anche la taran quindi acquisisci visibilità nel mondo della finanza manda i tuoi segnali operativi partecipa a dei contest crea il tuo portafoglio costruisci la tua strategia di investimento invia segnali operativi di acquisto Insomma, vedete un po' se riuscite a segnalarmi altro. Così io ho la mia lista dove ho scritto qualcosina. Eh, spero di avervi spiegato quello che mi occorre. Eh, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se il video vi è piaciuto, un bel pollicione all'insù. Iscrivetevi al canale laddove non l'aveste ancora fatto. Dai, fatemi arrivare nel 2021 a 10.000 iscritti. Come minimo, ragazzi. Obiettivo ambizioso, 15.000. E vi abbraccio e già vi ringrazio in anticipo perché sono sicuro che molti di voi mi illumineranno su quale eh, sito rivolgermi per portare avanti questo progetto. Buoni investimenti a tutti, ciao!